Seconda passeggiata della salute organizzata dall'OPI di Teramo nell'ambito del progetto Salute e Benessere, che permette di sensibilizzare la città a uno stile di vita sano. Questo è un progetto, è la seconda edizione della passeggiata della salute che facciamo qui all'interno di quest'area verde del Parco Fluviale, appunto, che in occasione del 12 maggio è stata donata e intitolata a Florence Nightingale, e quindi la fondatrice dell'infermieristica moderna. E quindi da lì in poi noi stiamo portando avanti anche un patto di collaborazione con il comune per cercare sempre più di vitalizzare quella che è il polmone, no, della città e questi bellissimi spazi. Oggi in questa occasione, appunto, verrà donato un defibrillatore alla cittadinanza da parte del NURSIND, che è il sindacato di categoria infermieristica, che verrà donato appunto alla cittadinanza teramana. Noi siamo qui, ci sono tante associazioni, come si può vedere, che abbiamo coinvolto, che oramai coinvolgiamo da tanto tempo nelle nostre iniziative nei confronti del tessuto sociale, per propagandare sempre più quello che è la salvaguardia e il benessere della salute. Presente anche il NURSID, che ha regalato alla città di Teramo un defibrillatore per rimarcare il ruolo importante che gli infermieri hanno avuto non solo durante la pandemia, ma che hanno ogni giorno per la comunità. Il NURSIND ha deciso di donare questo defibrillatore alla città di Teramo. Noi, come sindacato infermieristico, ci occupiamo di sanità e quindi di salute. E questo è un gesto che abbiamo voluto fare, oltre che quotidianamente durante le nostre attività quotidiane, proprio per dare un segnale forte a quella che è la città di Teramo, per il ruolo che gli infermieri hanno all'interno della società, sia da un punto di vista lavorativo che sociale. La pandemia ha messo a dura prova l'infermiere è stata la professione che di più si è adattata e ha potuto in qualche modo modellare la sua professione per quelle che erano le esigenze assistenziali. È stato uno sforzo importante, purtroppo la carenza di personale che tutt'oggi c'è, sentiamo forte all'interno delle strutture ospedaliere, ci vede sempre un pochettino in sofferenza, però queste manifestazioni e questo sforzo che noi facciamo deve essere proprio un segnale alla cittadinanza per dirgli che gli infermieri ci sono e ci saranno sempre.